Grazie, ringrazio Stefano, per posto, ringrazio chi è a questo tavolo, l'autore del libro che ci consente oggi di fare questo incontro, di realizzare tanti eventi, anche di commemorazione, di questa storia e figure ormai che sono entrate nel nostro cuore, questi eroici servitori dello Stato che appunto hanno dato la vita per lo Stato e appunto, ovviamente a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Corvillo, a Paolo Borsellino e a tutte le persone che hanno perso la vita, servitori anch'essi dello Stato, in quei tragici anni. E, diciamo, il collegamento io credo che sia molto attuale, diceva Stefano, questa nostra comune attività di legislatori di riformare, di tener conto delle esigenze della giustizia. E devo dire che l'operato di Falcone, di Borsellino, hanno dimostrato e sono ancora molto attuali proprio nelle linee che l'indirizzo delle azioni di riforma. Hanno dimostrato che cosa nostra, ma non solo cosa nostra, la criminalità organizzata in genere, quindi il terrorismo, può essere sconfitto ispirandosi a una nuova cultura investigativa, a una nuova metodologia di lavoro, è basata sulla specializzazione, sulla condivisione delle informazioni, sulla collaborazione anche internazionale. E questo insegnamento di Falcone e Borsellino, che hanno lasciato in eredità non solo ai magistrati, ma dico, a tutta la società civile, è proprio l'insegnamento anche di un modello di magistrato che fu nuovo sostanzialmente all'epoca, forse non compreso fino in fondo in quel momento, come spesso succede agli anni. Un modello di magistrato declinato appunto, che si declina nell'operosità, nella sua lealtà con le istituzioni, nella incisività dell'azione giudiziaria e anche di tutto lo Stato, nella un'azione che deve essere di risultato, di ricerca di risultati e che cerca di combattere la criminalità organizzata attraverso una metodologia nuova sostanzialmente, che ormai noi abbiamo in qualche modo incamerato, abbiamo fatto propria, ma in realtà era nuova all'epoca, quella appunto che si basava sugli accertamenti patrimoniali, su una ricerca certosina attraverso i flussi di denaro illecito, delle chiavi di accesso alle versioni di fatti criminosi, la costruzione di solidi impianti accusatori per sconfiggere mafia, appunto corruzione, terrorismo. Un lavoro di equipe sinergico tra magistrati e polizia giudiziaria, in collaborazione con le autorità straniere. Ecco, in tutto questo, che era una teologia di lavoro, parliamo di tanti anni fa, ecco, oggi ancora stiamo cercando di portare avanti quell'insegnamento che ovviamente non è soltanto il patrimonio di due persone, di poche persone, ma è diventato patrimonio operativo. In questa linea, ecco, io direi che onorare proprio da Presidente della Commissione Giustizia il lavoro anche che si è cercato di fare in questa legislatura, credo che onorare la memoria di due simboli come Falcone e Borsellino, dunque non debba mai diventare un obbligo protocollare, una data che ricorre in via automatica, ma deve essere sempre un qualcosa che si ricorda rinnovando dentro noi stessi, dentro tutti noi stessi, ognuno del ruolo che ricopre, quella metodologia, quella partecipazione alla vita dello Stato, alla lotta contro la criminalità, a quella criminalità che infetta la democrazia e quindi a quell'impegno che rende sempre più attuale quel sacrificio da cui necessariamente si deve trarre insegnamento. E allora, qualche insegnamento noi abbiamo cercato nella nostra attività di legislatore e in questa legislatura in particolare di trarne anche in concreto delle leggi che si cercano di fare anche per migliorare e mettere sempre più strumenti a disposizione degli investigatori, della magistratura, delle forze dell'ordine, di chi deve combattere un fenomeno che è sempre
livello, perché la criminalità evolve però gli strumenti. E rimane, come dicevo, attuale che lo strumento migliore di intervento sia quello, proprio quello di aggredire i patrimoni criminali e ostacolare il riutilizzo di quel denaro, di quelle ricchezze accumulate illecitamente nel circuito economico. In questa direzione sono andate alcune delle misure normative di intervento che abbiamo cercato di fare in questa legislatura. Penso al nuovo reato di autoriciclaggio che abbiamo approvato, alla riforma del reputo di scambio politico-mafioso, il 416 ter, che pure è stato riscritto da questo Parlamento, dall'inasprimento anche sanzionatorio che c'è stato con riferimento all'associazione di tipo mafioso anche straniera, ma anche ai reati contro la pubblica amministrazione, con inasprimento di pene, ma strumenti anche più efficaci di investigazione per la corruzione, la reintroduzione del falso in bilancio, la legge sul caporalato che riscrive l'articolo 603 del codice penale. E penso da ultimo anche a una revisione, a una riforma organica del codice antimafia che è stata votata alla Camera nel 2015, che ora all'esame del Senato speriamo possa essere conclusa, è una delle riforme che possa essere conclusa insieme alla riforma sul processo penale in questa legislatura, che è volta a rafforzare ulteriormente la capacità di contrasto alla criminalità organizzata con i modi illeciti. Una riforma che punta a rendere efficace e tempestiva l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniale e inserisce gli indiziati di reato di assistenza agli associati, di reati contro la pubblica amministrazione, quindi reati di corruzione, tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione patrimoniale personale, che estende il ricorso alla confisca allargata, istituisce sezioni e collegi specializzati per trattare in via esclusiva questi procedimenti, che favorisce il riutilizzo sociale dei beni confiscati e la ripresa delle aziende sequestrate, tutelando l'occupazione, garantendo la trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, la rotazione degli incarichi, riorganizzando il ruolo dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, perché il messaggio che deve passare è che quando si confiscano i beni alle mafie, lo Stato interviene ma il lavoro non si perde, che la legalità porta a sua volta legalità e sviluppo economico. Questo è il passaggio che deve passare. E questo è il messaggio che deve passare. Allora, memoria è parola ricca, è un concetto di molti significati. Memoria è ricordare, ossia riportare tutto al cuore, ma memoria è anche rammentare, che significa richiamare la mente, rimembrare, cioè riportare al corpo. Memoria è tutto questo, cuore, mente, corpo, e in tutte queste sue sfumature oggi, qui, proprio in questo giorno, sono veramente onorata di poter ricordare la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Grazie.